i podcast di LCN Sport. Buongiorno, 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 amici di Diario 1912, la calcio l'eco day by day, venerdì 26 luglio 2024, giornate di avvicinamento al primo test stagionale dei Blucelesti in quel di Veronello, che vi ricordo ancora essere a porte chiuse, tant'è vero che tra la giornata di mercoledì e quella di ieri, giovedì, anche Clivense e Vogherese hanno corretto il tiro, ricordando come per ragioni di ordine pubblico e aggiungo io logistiche non è possibile accogliere tifoserie, quindi tutto a posto. C'era stato questo difetto comunicativo delle due società che è difficile definire anche ospitate, perché insomma il Chievo ci ha passato 20 anni comodi a Veronello, quindi però in questo momento il Lecco essere un po' titolare dell'attività sportiva in quel della location di Calmasino Verona. Comunque i nostri ritratti blucelesti sono tre: Giulio Edoardo Callone 1999 Milano, giovanili delle Giratese, prima squadra 2017, va a Lecco con mister Marco Gaburro, inizia in panchina, è una quota under 99 in quella stagione, l'unica presenza in blucelesti è data 24 novembre 2018. Lecco Borgaro Nobis 6-0, entra al 34esimo del secondo tempo al posto del senatore Ivan Merli Sala. Altre tre panchine, la storia con Lecco finisce, va proprio al Borgaro, infatti il 31 maggio 2019 è titolare nella partita che vede Lecco vincere 2-0 e salire in Serie C. La carriera continua però alla Cileon di Mercate, al Varzi, all'Oltrepò, all'FC Milanese e da poco anche al Fucina, formazione che pochi giorni fa ha giocato in amichevole a Bormio contro il Pisa per 6-1. Lui non è sceso in campo, è un progetto che avanza rispetto, non so se siete appassionati o anche banalmente a conoscenza di questo calcio social, no? Il protagonista in campo è Picci, quello famoso del non mi voleva nemmeno mia madre a casa, penso avete visto quel video. Questo progetto, partendo dal calcio 7, la Got League, facendo, arrivato a Muggio. L'allenatore è Davide Venandini, che era il vice di mister Rocco Cotroneo ai tempi di Lecco. Comunque proseguiamo. Rinaldo Consonni, classe 1921, Lecco nel torneo di guerra del 44 in Serie C Lombarda, torneo che prevedeva un girone iniziale, uno finale, ecco, nell'Lecco venne ammesso dopo un doppio spareggio con la Pirelli Milano. Le due squadre avevano concluso la prima fase in testa per il merito, il girone finale viene interrotto dalla giornata al termine e non viene proclamato alcun vincitore. Il Lecco si classifica secondo alle spalle del Legnano. Consonni colleziona due partite nella prima fase, gioca entrambe le gare contro il Monza, 4-1 casalingo all'andata, 3-1 esterno al ritorno. La seconda fase viene schierato tre volte nel primo incontro, Lecco Pavia 3-1 del 2 luglio, segna una doppietta, ultima presenza nella vittoria esterna a Roma per 2-1 del 23 di luglio. Il campionato quindi viene ghigliottinato, interrotto bruscamente. Chiudiamo con Elia Chianese, nato a Mugnano di Napoli 1984, sono 40 anni, belli tondi, ha legato il suo nome insieme ai compagni di squadra di Sannino alla promozione dalla C2 alla C1 dal 2006-2007, inizia nel Piacenza, poi una squadra dietro l'altra, Pizzighettone, Lecco, Monza, Spezia, Lucchese, Massese, va in Toscana, Real Forte, Ghizzano, Tau, Ghiviborgo, Zenit Prato, Pro Sorgenti e Meridian, dove ha smesso nel 2020. In Blu Celeste due stagioni, 2006-2008, una promozione e una retrocessione con riammissione in categoria, totale presenza in campionato 60 con 5 tra playoff e playout e anche 6 in coppa, schierato preferibilmente sulla destra a centrocampo nella prima stagione come ala destra, in seguito ha giocato da titolare 53 partite con 21 sostituzioni e 13 subentri, chiude con due reti all'attivo, una per stagione, l'Ecco Pro Vercelli 2-0 del 15 ottobre 2006 e l'Ecco Venezia 1-1 del 16 settembre 2007. Esterno di grande talento, ma come dico spesso, non sempre le doti mentali hanno supportato quelle atletiche e fisiche, perché insomma la discontinuità era un po' il suo marchio di fabbrica. Veniamo ai fatti nostri, dicevo,
Ah, ringrazio ovviamente Alfredo Pirelli per il contributo sui ritratti blu celesti. Siamo all'antivigilia della prima uscita stagionale, come dicevo prima, Chievo Verona e Vogherese. Domenica dalle 17:30 saremo lì a Calvasino, Veronello Resort, vi racconteremo la gara, quindi vedremo chi sarà, perché voglio credere e sperare che l'Eco sarà in grado di farlo, il primo marcatore della stagione 2024-2025. Sarà una partenza diversa rispetto a quella di tante altre squadre che hanno preferito fare da sparring partner rispetto alle compagini di Serie A. Pergolettese ha giocato con l'Inter, il Trento ha giocato col Sassuolo, la Virtus Verona ha disputato, mi sfugge l'avversario, un match con squadre categoria superiore, e via 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 via. Le squadre di Serie C sono molto ambite in questo periodo, perché si ritrovano con i loro ritiri spesso vicine alle squadre di Serie A o di Serie B, e quindi rappresentano un po' un punto di inizio giusto per le compagini di Serie A. Tante volte il Milan, la prima Michele stagionale, tanto per capirci, l'ha fatta o con squadre di Serie D o con squadre di Serie C. La Pergolettese, ad esempio, che ho appena nominato, tutti gli anni va a incrociare una squadra di Serie A. C'è la componente prestigio sicuramente, però in tanti casi è anche un po' un concetto strano, perché sempre per rifarmi questo esempio, il Pergo è andato a giocare contro l'Inter, è andato a giocarci dentro il centro sportivo, quindi senza tifosi, a giocare contro le riserve dell'Inter, ma non solo le riserve, ma pure i fuori rosa, cioè che Salcedo, tanto per capirci, che ha anche segnato, no? Giusto per parlare di qualcuno che ben conoscete. Non sono, in tutta sincerità, un grandissimo fan di queste uscite fatte in questo modo. Discorso diverso se c'è la possibilità di avere i tifosi, magari trovare una squadra di alta Serie B, è una situazione maggiormente interessante, anche perché comunque il livello è più vicino rispetto alla Serie C. Tant'è vero che il Trento comunque con il Sassuolo ha fatto la sua bella figura, ha perso 3-1, per carità, ha segnato Petrovic su un bel recupero palla alto dei trentini, e via dicendo. Poi la differenza di categoria c'è stata e si è vista. Il Lecco invece fa questo percorso, inizia contro le squadre di Serie D, giocherà poi col Sondrio, che è sempre Serie D neopromossa, con ambizioni di non comparsa quantomeno. Il 5 avrà una nuova uscita, qua ancora aspettiamo di capire la definizione di questo appuntamento, perché inizieranno i lavori di manutenzione a Riga Monticeppi, quindi sapete che c'erano delle opere da completare quest'anno e non ci sarà neanche tanto tempo in realtà, perché poi il 10 si giocherà, quindi proprio poco tempo. Non sono interventi invasivi, non c'è niente da distruggere e ricostruire, però ecco, ci sono un po' dei ritocchi, c'è da un pochino di restyling da fare, che era insomma stato programmato. Eventualmente ci sarà spazio dall'11-12, perché è lunedì, fino alla fine del mese, perché poi l'Eco, ricordo, debutterà con la Union Clodiense alla fine di agosto in casa. Aspettiamo il programma, quello di Serie B è uscito già una decina di giorni fa, aspettiamo di capire anche dove andranno i diritti della Serie B, perché poi i broadcaster ci dovranno andare a fare l'incastro rispetto a tutte le giornate, a tutte le partite di Serie C, che sono tante e dovranno essere incastrate anche dal punto di vista del palinsesto. In questo caso ovviamente mi riferisco a Sky, che si rileverà ancora una volta i diritti triennali della Serie B, poi avrà anche tutte le partite di Serie C da incastrare, in quanto unica emittente della terza serie ormai dal secondo anno che questa cosa avviene. Per quanto riguarda le altre cose, beh, avete visto Andrea Beghetto ufficialmente in blu celeste, avevamo già preannunciato la cosa nei giorni scorsi, insomma un accordo solo da formalizzare, arriva in prestito, ha prolungato col Pisa di un anno fino al 2026, quindi questo passaggio fondamentale per trasferirsi all'Eco, una formula che onestamente non pensavo diventasse d'attualità, pensavo che si facesse a titolo definitivo il trasferimento, perché
perché Beghetto a oggi quantomeno è ampiamente fuori dal programma sportivo del Pisa per la sua situazione ovviamente fisica dopo l'operazione al tendine d'Achille. Invece comunque il Lecco se lo prende in prestito, poi vedremo insomma cosa ci dirà il futuro. Lecco sempre col Pisa e col giocatore parla per Arturio Nizza, non siamo alla definizione di alcunché. Per la primavera un lecchese per i giovani, Achille Mazzoleni di Vallabio, conosciamo bene ovviamente, ha fatto il suo anche in provincia con la Casatese pochi anni fa, ultima esperienza al Sant'Angelo. Non pensavo si andasse su un profilo così tanto esperto, però abituato comunque a lavorare con i giovani, perché quell'anno la Casatese l'ha lanciati un po', vinto i playoff, stravinto con Legnano la finale, ero presente, si era giocato a Castellanza, a Legnano come sapete, ma da maggio in poi si pensa al Palio, quindi anche il campo diventa off limits e bisogna trovare eventualmente delle location diverse per affrontare gli spareggi, è successo anche l'anno scorso, e quindi questa scelta Mazzoleni è ben noto, anche perché ha avuto un'esperienza col Como importante, quando ha giocato a Lecco da avversario l'ultima volta era a Mapello e quei tifosi Battibecollo ha un carattere molto forte, molto molto forte, mi è capitato di giocarci contro anche in qualche torneo, al torneo di San Giovanni era abbastanza facile insomma avere qualche battibecco, cose di campo, no? Però beh, qualcuno se la ricorda questa cosa, ho visto un po' di commenti, ma ci sta insomma, sì, caratteri forti vengono sempre ricordati dai tifosi, soprattutto quelli avversari. Per quanto riguarda il mercato, le notizie che escono, vi dicendo, un po' un momento di iperesposizione dell'Eco, è normale questa cosa, la dico tutte le sessioni, l'Eco piace, è una neoretrocessa dalla Serie B che incuriosisce perché ha una nuova proprietà, non è facile rintracciare notizie di mercato, noi vi abbiamo portato quella di Asensio, vi abbiamo portato quella di Alessio perché riteniamo essere fondate, non sto dicendo che Marconi, Costantino non siano delle notizie infondate, però in questo momento tenete conto che si muoveranno vari attaccanti, soprattutto quelli che hanno finito un percorso, Marconi l'ha finito a Avellino, Costantino l'ha finito a Catania, Asensio l'ha finito a Potenza, fa parte di questo mazzo, quindi essere accostati all'Ecco è una buona cosa, prendetela con questa visione, il continuare a leggere notizie di mercato. Non credo che l'Ecco andrà su profili molto grandi a livello di età, Asensio è un giocatore, l'ho già detto ieri, una scommessa valorizzabile, potenzialmente devastante in categoria per quanto l'anno scorso non abbia fatto gol, ma penso che sulle doti fisiche e tecniche non si possa discutere, altro discorso è l'attitudine, Costantino non si può discutere per la numerica, Marconi magari in questa fase è meno appariscente dal punto di vista dei numeri, però ha fatto veramente una buona, ottima carriera tra B e C, poi ha avuto anche delle vicende di campo che ne hanno pregiudicato il percorso in cadetteria. Marconi, giocatore che fino a 3 anni fa era molto in auge in Serie B, quindi è 35 anni e tutto, però fisicamente integro, sicuramente un giocatore eventualmente molto utile. Quindi vedetela così, l'Ecco piace e essere accostati a l'Ecco va bene, non vuol dire che dall'oggi al domani si chiuderà la prima punta, anzi secondo me è una cosa che andrà avanti ad agosto inoltrato, ci ritroveremo per vedere se questa predizione sarà stata veritiera. Buona giornata a tutti, forza l'Ecco.